Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 54 e 55, 5 e 6 febbraio 1901. Questa mattina il benedetto Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa, ma si faceva vedere in uno stato che muoveva con passione anche le pietre. Oh, come soffriva, e pareva che non potendo più reggere, voleva sgravarsi un poco, quasi cercando aiuto. Il mio povero cuore me lo sentivo spezzare per tenerezza e subito gli ho tirato la corona di spine mettendola a me per dargli sollievo. Poi gli ho detto: «Dolce mio bene, è da qualche tempo che non mi rinnovate le pene della croce. Vi prego di rinnovarmele oggi, così resterete più sollevato». E lui: «Diletta mia, è necessario che si domandi alla giustizia per ciò fare, poiché sono giunte a tanto le cose che non può permettere che tu patisca». Io non sapevo
come fare per domandare alla giustizia, quando si sono presentate due donzelle che pareva che servivano la giustizia. Ed una aveva nome di Tolleranza, l'altra Dissimulazione. Ed avendo domandato loro che mi crocifiggessero, la Tolleranza mi ha preso una mano e me l'ha inchiodata senza voler terminare. Allora ho detto: O santa Dissimulazione, compi tu di crocifiggermi, non vedi che la Tolleranza mi ha lasciato? Fatti vedere quanto sei più brava nel dissimulare. Onde ha compito di crocifiggermi, ma con tale spasimo che se il Signore non mi avesse sostenuta fra le sue braccia, certo sarei morta per il dolore. Dopo ciò il benedetto Gesù ha soggiunto: Figlio, figlia, è necessario almeno che qualche volta tu soffri queste pene, e se ciò non fosse, guai al mondo, che ne sarebbe di esso? Poi l'ho pregato per varie persone e mi sono trovata in me. Trovandomi nel mio solito stato, il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, quando la mia grazia si trova in possesso di più persone, festeggia di più. Succede come a quelle regine che quante più donzelle pendono dai loro cenni e fanno loro corona d'intorno, tanto più godono e fanno festa. Tu fissati in me e guardami e resterai tanto presa che tutto ciò che è materiale cadrà morto per te. E tanto devi fissarti in me da attirarmi tutto in te, perché io trovando in te me stesso posso trovare in te il mio perfetto compiacimento. Onde trovando in te tutti i miei piaceri possibili a trovarsi in umana creatura, non posso tanto dispiacermi di quello che mi fanno gli altri. E mentre ciò diceva, Gesù tutto si è internato dentro di me e tutto si compiaceva. Quanto mi stimerei fortunata se giungessi ad attirarmi tutto in me, il mio diletto Gesù. Ci fermiamo un istante. Il primo capitoletto dovremo certamente dare qualche spiegazione per meditarlo un po'. Sono argomenti che Gesù affronta in relazione alla giustizia divina. Sono ovviamente delle immagini, poi però spiegate, quindi con i nomi di queste due donzelle. E dobbiamo certamente trarne una lezione sia in ordine alla giustizia divina, sia credo che sia possibile anche fare delle applicazioni in ordine alla giustizia umana. La tolleranza e la dissimulazione, vedendo bene che cos'è. Il secondo capitoletto richiederà una meditazione abbastanza approfondita, perché pur nella sua brevità apre un orizzonte, diciamo un ambito di applicazione, specialmente nell'argomento Fiat Supremo, molto molto ampio, per cui sarà bene provare a ben meditarlo. Allora, il contesto è sempre lo stesso, cioè il rapporto di Luisa con Gesù come vittima ormai è. In questi primi volumi questo tema ricorre abbastanza spesso, cioè la giustizia divina che chiede a Luisa, ecco, di offrirsi, di prendere su di sé, come ha fatto Gesù, ecco, le pene ad altri dovuti perché altri possano ricevere appunto misericordia, tempo. Questo argomento va sempre vissuto. E va sempre, diciamo così, non vissuto, va sempre compreso dentro un principio generale del Fiat Supremo, ecco, che appare palese ed evidente in tantissimi discorsi di Gesù, che è l'ordine e l'equilibrio assoluto che esiste in Dio.
Ed è anche la luce che ci deve far comprendere il mistero della passione di Gesù. Cioè, a fronte, questo ricordiamolo sempre, tutta quanta la montagna di male ingenerato dal peccato dell'uomo, ecco, e dai disastri che esso genera, a causa di un disordinato amore di se stesso che lo porta a creare il male allontanandosi dalla divina volontà, ci vuole un principio, un fattore uguale e contrario, cioè un amore di Dio fino a dimenticare completamente se stessi, ad essere disposto a qualunque cosa, a qualunque obbedienza, a qualunque tortura, e per amore, con amore, essere addirittura pronto a prendere su di sé tutto il male generato dal prossimo, perché il prossimo ne sia in qualche modo liberato dalla morte e sia messo in condizione di salvare la propria anima. Questo è proprio, noto in termini generalissimi, il principio che ha mosso anche la redenzione, il fiat redimente, altrimenti non si comprende anche tutto quanto il mistero dell'acerbissima passione di Gesù. E poi, soprattutto, quando si approfondiscono gli scritti della divina volontà, e qui Gesù stesso dice che non tutti arrivano facilmente a capirlo, cioè che l'amore e il divin volere ha fatto vivere Gesù in uno stato ininterrotto di passione. Da quando è stato concepito, e lui stesso in vari punti degli scritti dice che questa era molto peggiore di quegli ultimi 2 o 3 giorni che sono stati soltanto uno sbocco esterno di ciò che era la mia realtà ininterrotta interna, no? Possiamo immaginare analogamente la vita che può aver fatto sulla terra il cuore immacolato di Maria. Attenzione, tutto questo, come sappiamo, con presente, con la gioia e la felicità infinita del possesso del Fiat Supremo, che sia Gesù che Maria Santissima avevano anche su questa terra. D'accordo? Quindi le esigenze della divina giustizia, della cosiddetta divina giustizia, vanno sempre ricomprese dentro questo equilibrio e questo ordine assoluto che c'è dentro il Fiat Supremo, che non può essere violato in nulla, come in nulla lo è nelle cose naturali, no? Cioè, noi dobbiamo pensare a tantissime cose, ma pensiamo anche all'equilibrio umano, cioè noi non ci pensiamo a queste cose, no? Se io mi metto fermo in piedi e una persona mi dà una piccola spinta, o io sposto le gambe o cado per terra, perché? Perché perdo l'equilibrio. L'equilibrio anche del nostro corpo quando sta in piedi è soggetto a delle leggi fisiche rigorosissime, per cui se tu esci fuori dall'ordine della legge fisica, vai per terra, l'equilibrio lo perdi. Pensiamo per esempio alla nostra temperatura corporea. La nostra temperatura corporea è di 37 gradi, né uno di meno né uno di più. Pensiamo soltanto a come noi ci stiamo, soltanto quando la febbre diventa 38 o a 39 o a 40, sono 2-3 gradi, sono niente 2-3 gradi, no? Cioè, se fuori fanno 20 o 23 gradi, non è che si sente tutta questa grandissima differenza, d'accordo? O 0 e 3, sì, 3 un po' meno, ma insomma, però dentro il nostro corpo 3 gradi ti fanno arrivare alle soglie della morte, sono 3 gradi, sono, d'accordo? Cioè, se cominciamo a parlare dell'equilibrio e dell'ordine diffuso di tutto quanto è creato, facciamo una meditazione che dura adesso fino al giorno della morte, cioè, avanti 80 anni, e non riusciremo neanche a, cioè, dal piccolissimo. Basti sentire, per esempio, le catechesi di Enrico Medi, molto belle. Ecco, io le ho diffuse, insomma, sul mio sito. Quando lui parlava degli atomi, delle leggi matematiche, delle leggi dell'universo, insomma, no? Cioè, ti fa veramente toccare il cielo con un dito, vedi la perfezione assoluta disposta in tutto, cioè, basta guardare il nostro corpo umano, basta guardare i movimenti dei nostri arti, la circolazione del sangue, insomma. Io rimasi impressionato quando tempo fa venni a sapere, vedendo una mostra, cioè, i vasi sanguigni che circolano nel nostro corpo. Cioè, questo è veramente un dato sconvolgente, eh? Cioè, se uno li togliesse dal corpo e li mettesse appiccicati, facesse una linea, d'accordo, di tutti i vasi sanguigni, dalle arterie fino all'ultimo capillare,
arriverebbe ad una lunghezza che è, se non ricordo male, ma dovrebbe essere questa, di 2 volte la circonferenza della Terra, 100.000 km di vasi sanguigni. Non è questa qui una favola, eh. Cioè dico, ma io sono alto 1,75 m, ma do caspita stanno 100.000 km di vasi sanguigni dentro il mio corpo, cioè vuol dire che andiamo sull'infinitesimamente piccolo, insomma, microscopico, d'accordo? Cioè, e noi sappiamo che se fosse soltanto una cellula del nostro organismo, una cellula, cioè, la rivedrò un microscopio elettronico con ingrandimenti giganteschi di non si sa quali proporzioni, se una cellula sta senza sangue, quella cellula muore. Quindi ci deve essere un sistema di vasi sanguigni che porta pure a una cellula sperduta non si sa dove, insomma, nell'ultimo, che ne so, nell'ultimo ditino del piedino sinistro, nella punta, che gli porta il sangue, se no muore. Cioè, io dico sempre, no, mi piacerebbe tanto, noi piacerebbe, noi possiamo farlo in qualunque momento, questi sono poi i giri nel fiat creante, no? Cioè, andare a contemplare la perfezione e l'ordine assoluto di Dio, cioè la creazione non è soltanto, anche se è principalmente l'immenso ti amo di Dio, no? Ma è anche la possibilità, questo lo insegna già San Tommaso, della contemplazione della sua perfezione assoluta in tutto e non si smuove in questo. Capito? Allora, anche nell'ordine, chiamiamolo morale, l'equilibrio deve tornare, d'accordo? Per forza, deve starci. Non può non starci perché Dio ha fatto così. Ecco, quindi è dentro questo orizzonte che poi, perché quando noi abbiamo un dato rivelato, adesso se uno non vuole credere alle anime vittime, che sono comunque pluriattestate nella storia della Chiesa, alcune sono già canonizzate da Santa Madre Chiesa, Luisa ha appena cominciato, insomma, il processo di beatificazione, ci vorranno forse anni, non lo sappiamo, ma comunque ce ne sono molte altre che hanno vissuto la sua esperienza analoga e sono già da un pezzo sante d'altari, insomma, no? Allora, noi quando ci troviamo dinanzi a un fatto di questo genere, non possiamo cominciare a cioè, non possiamo fare finta di niente, perché io, per esempio, tante volte dico, ma perché un'anima vittima? Ma non basta tutto quello che ha sofferto il nostro Signore Gesù Cristo? È abbastanza, no? Allora, cioè, sono domande che bisogna farsi non in maniera polemica, quindi per andare a contestare le opere di Dio, ma in maniera umile e che se il Signore ci aiuta per cercare di comprendere, non certamente allo scopo di indagare i misteri di Dio, ma per la nostra edificazione e anche per sapere come regolarsi, quali sono quel qualcosa che possiamo conoscere dei Suoi misteri. Detto questo, comprendiamo subito il discorso sulla tolleranza e la dissimulazione. La tolleranza che cos'è? La tolleranza è, aspettiamo ancora un po', cioè, la tolleranza è, c'è una cosa che non funziona e uno dice aspettiamo che questa cosa vada meglio. Questo è l'esempio di un sacerdote, capite? Tu magari dici tante cose, poi vedi che le persone continuano a fare il contrario anche su cose serie. Mo tra poco arriva l'estate, già 2 giorni fa che c'erano stati il primo temperatura intorno ai 20 gradi, già era sufficiente, no? Guarda che entrare in chiesa in maniera irriverente è peccato, non ci arriva, contesta, cosa fai? Vai con il fucile davanti alla porta a impedire che le persone entrino, una volta che tu hai avvertito che l'hai detto, tolleri, che devi fare? Quindi in casi estremi lo fai delicatamente notare, ma dopo che tu hai detto quello che devi dire, aspetti che la persona ci arrivi. E nel frattempo abbozzi, come si dice. Ecco, che devi fare? Quante volte Dio fa così con noi? La dissimulazione, ecco, che è una cosa molto praticata anche dai sacerdoti, specialmente in direzione spirituale. Che significa la dissimulazione? La dissimulazione è quando uno fa finta di non vedere. Questo significa la dissimulazione. Cioè, vedo una cosa che non funziona e su cui magari bisognerebbe intervenire e magari anche intervenire con una certa energia. Però uno fa finta di non vedere sempre nella speranza che il diretto o la diretta interessata ci arrivi da solo o da sola. Perché
Perché, questa è un'altra cosa fondamentale nel regno del Fiat Supremo, è la nostra libertà che deve azionarsi. Io nei giorni scorsi ho fatto un ritiro bellissimo, a un certo punto c'era una frase, c'era una delle cose che mi ha proprio folgorato, è che a un certo punto, non mi ricordo dove, Gesù dice che in paradiso entrano solo le anime libere. E tutto quello che vivono in paradiso, compreso quel fatto che San Tommaso spiega benissimo che quando uno va in paradiso non può fare altro che amare Dio, che amare il prossimo, e non può più peccare. Attenzione però, questa non è una coercizione, cioè, ah, mi piacerebbe tanto continuare a fare peccati, mo sto paradiso, non posso fare più. No, questo dipende dal fatto che in paradiso, a differenza di qui, tu sei talmente partecipe, immerso nelle gioie, nei gaudi, nei delizi, cioè vedi e vivi quanto è vero che stare con Dio è l'unico tuo bene, che non ti passa manco per l'anticamera del cervello di allontanartene. E quindi questa tua adesione assoluta al bene non è un atto coercizzato, sforzato, ma è un atto libero. E questo io quando ho sentito questa cosa immediatamente ho ripensato alla teologia, quando si dice che le azioni ad intra di Dio, no, non vorrei, cioè quelle che danno vita alle tre persone divine, cioè sono necessarie, sì, perché il Padre non esiste senza figlio, lo Spirito Santo non esiste senza figlio e senza Padre, ma sono al tempo stesso libere. E dentro la nostra capoccia limitata, i concetti di libertà e di necessità sembrano contraddittori, ma in Dio non lo sono. Questo è una, come dire, è uno spiraglio, cioè, ma nostro Signore ti dà la legge, i comandamenti bisogna osservarli. Ma quando una persona capisce alcune cose, ma i comandamenti non sono un peso, i comandamenti sono un peso per chi non capisce niente, per chi sta ancora nel peccato, ma quando una persona comincia a conoscere il Signore, ma non ci servono nemmeno i comandamenti, perché gli basta manco per l'anticamera del cervello di allontanarsi minimamente dalla volontà di Dio. Ecco allora perché, no? Allora quindi questa tolleranza e dissimulazione dice che cosa devo fare per accettare di farti soffrire un po' a te, che poi glielo fanno fare queste due donzelle. Devo far finta di non vedere, devo continuare ad avere pazienza, perché degli uomini, e far finta di non vedere tante cose. Nel frattempo prenditeli tutti quanti i loro dolori e speriamo che le cose vadano meglio. Questo è anche un principio, come dire, che può essere utile appunto per il nostro operare. Questo vale sia per le persone come me che hanno responsabilità e che sono costituite in autorità, ma può valere anche nei rapporti interpersonali. Cioè, quando tante volte si vedono delle ingiustizie o tante volte si vedono dei comportamenti sballati nel prossimo, noi non possiamo mai approvare il male in nessun modo, né accettare il male in nessun modo. Possiamo però, quando le circostanze lo richiedono, tollerarlo, specialmente quando si vede che intervenire produrrebbe un danno maggiore del rimedio che si vuole, cioè del male che si vuole evitare. Oppure fare finta di non vedere, puntando sulla sollecitazione della responsabilità delle persone, perché ci arrivino da sole tante cose. Io questo, ecco, queste due cose, dopo ormai quasi 14 anni di esperienza sacerdotale, insomma, che non sono tantissimi, ma non sono neanche pochissimi, vedo molto chiaramente, insomma, queste cose e ne comprendo tutta quanta la loro importanza. Secondo paragrafetto, ed anche qui è un punto cardine per comprendere alcune dinamiche del vivere nel Fiat Supremo. Allora, il discorso è molto semplice. Vivere nel divin volere significa dare tutto a Dio, tutto. È evidente che questo non significa, ci abbiamo visto tante volte, cioè anche una persona che è sposata, dare tutto vuol dire che lascia il marito, la moglie e se ne va dentro un eremo, d'accordo? O che c'ha i figli, non pensa più ai figli e pensa al Signore. Non è questo. E il dare tutto riguarda il nostro fondamentalmente interiore. Cioè Gesù non ci viene a fare la vita a farci fare la vita nel Fiat Supremo, che è la sua vita, cioè una vita completamente abbandonata nella divina volontà, dipendente
dalla divina volontà e, come dire, inserita, incastonata, installata in questo. Cioè, la Madonna non faceva mai nessun atto di volontà propria. Quindi sia nell'ordine del fare, cosa faccio, ma sia nell'ordine del principio degli atti. Quindi non fare nessun atto di volontà nostra, quindi imparare sempre di più a veramente non muoversi senza essersi fusi alla divina volontà, né fare neanche un pensiero, non fare neanche una parola, senza aver veramente detto, non come una filastrocca sciocca, no? Vieni divina volontà a farlo in me. Non basta questo, ma ci vuole anche questo. Perché è una vita, ripeto, non nostra, la vita nel divin volere è una vita divina, cioè che comporta l'annientamento della vita umana. Non nel senso che tu non sei più un essere umano, ma la tua volontà non si muove se non sta connessa, sintonizzata e coordinata con quella divina, in tutto e per tutto. Ecco perché Gesù gli dice: tanto devi fissarti in me, da attirarmi tutto in te, che io trovando in te me stesso posso trovare in te il mio perfetto compiacimento. Cioè, si tratta di far vivere in noi la vita di Gesù o la vita della Madonna, che tanto è la stessa cosa, non la nostra. Quando San Luigi Maria Monforte diceva che già la consacrazione totus tuus, io non lo capivo allora, no? Dice, questo è un sacrificio così grande che nessun ordine religioso lo richiede, manco i certosini, insomma, ai suoi membri. Quindi espropriarsi, lui già diceva, del valore delle buone opere e cedere tutte quante alla Madonna. Già questo è una cosa grossa, perché tu, cioè le cose che sono, diciamo, più tue, più personali, il frutto del tuo sangue, lo cedi in possesso alla Madonna. Questo è nulla in confronto alla vita nel divino volere. E nella consapevolezza che tu stai facendo un atto buono, per esempio, no? Stai facendo un'opera buona, vai a visitare un malato, per esempio, un'opera di misericordia, che bisogna farle, nella divina volontà, non è che non bisogna farne più possibile, anzi si devono fare solo opere buone. Peccati o cose neanche non utili o non necessarie, gradualmente parlando, non esistono più. Cioè, non è che Gesù sulla terra faceva cose inutili, o la Madonna faceva cose, o pensava cose inutili, o diceva cose inutili, mai. Questo dobbiamo pensarci, no? Quindi, mano a mano che si cresce nella divina volontà, non si dà soltanto questa cosa che faccio è buona o cattiva, no, questa cosa che faccio è utile o no, questa cosa che faccio giova a qualcuno oppure no, questa cosa che faccio è gradita al Signore. È per la sua maggior gloria, quindi c'è una crescita, c'è una dinamica, perché si entra appunto nel mondo della libertà vera, come dice Gesù. La libertà vera non è che faccio il bene e il male, perché fare il male è da stupidi, non è esercizio di libertà autentica, ma dentro i vari beni possibili, qual è la cosa più gradita al Signore, qual è la cosa più utile, eccetera, eccetera, no? Si entra in questo mondo. Ecco perché Gesù dice: trovando in te tutti i miei piaceri possibili a trovarsi un'umana creatura, ed ecco l'effetto, no? Cioè, chi vive nel divin volere, si legge negli scritti, procura a sé, ma all'umanità, il massimo bene possibile, concepibile e immaginabile. Non è solo un fatto personale, perché questo ridonda bene di tutti. Gesù dice: se trovo in te tutti i miei piaceri possibili a trovarsi un'umana creatura, non possono tanto dispiacermi quello che mi fanno gli altri. Ecco, io probabilmente adesso, prossimamente dovrò fare, certamente, devo trovare il modo, probabilmente nella catechesi, però di buon consiglio, di fare una catechesi, una cosa importantissima che ho scoperto e che ho imparato nei giorni passati, e che è rifare tutti quanti i nostri atti nella divina volontà, ma non soltanto i nostri atti. E capire quello che significa questo. Noi mi rendo conto, insomma, che alcuni passaggi, cioè, se faccio fatica a comprenderli io, insomma, che sono un sacerdote, che ho studiato teologia, insomma, che a volte quando mi si dice, ma mamma mia, cioè, che ho anche, diciamo, delle categorie, diciamo così, di decodificazione di alcuni messaggi alti, quindi capisco che sono. Ma questa cosa è una tale bomba atomica nucleare, cioè, che si comprende come si cambia il mondo, come del resto Gesù ha fatto fare a Luisa, tranquillamente rimanendo rinchiusi dentro quattro mura e senza fare assolutamente nulla di esteriormente eclatante, ma nemmeno, a volte anche nulla di esteriormente nemmeno visibile.
E l'esempio più grande di questo chi è? Chi è? È la Madonna. Cosa ha fatto la Madonna durante la sua vita terrena? I Vangeli non ci dicono quasi, quasi niente di lei, anche le poche cose che ha fatto. Oggi questa meditazione cade nella festa liturgica dell'Annunciazione, la festa del Fiat, no? Che quest'anno, il 25 marzo, era la Domenica delle Palme, non si è potuta celebrare, quindi la liturgia la pospone al lunedì dopo l'ottava di Pasqua, cioè oggi, no? Ma l'Annunciazione, che è stato uno degli atti, cioè non uno degli atti, cioè io non vorrei insomma dire, se si esclude quello che ha fatto Gesù Cristo, perché questo atto è la porta che ha immesso Gesù sulla terra, ma in assoluto quello che è successo tra San Gabriele e la Madonna è l'atto in assoluto più grande che sia mai stato fatto sul pianeta Terra, insomma, ma forse anche nell'universo intero. Cioè quel fiat che la Madonna ha detto, che poi sappiamo che il fiat redimente, come dire, si sintetizza nel fiat michi di Maria Santissima, quindi che ha aperto le porte, ma guardate che questa cosa non la sapeva nessuno, non sapeva mai cosa, cioè questa cosa è una cosa che ha riguardato la Madonna e Dio. All'unica presenza dell'intermediario, che ha preso forma percepibile la Madonna, non sappiamo come, che era San Gabriele Arcangelo. Basta, non c'era nessun altro. Noi lo sappiamo dal Vangelo, ma se Dio non voglia, San Luca ci avesse scritto il Vangelo, il capitolo primo del Vangelo di suo, non l'avremmo manco saputo. Certamente, in qualche modo, Gesù doveva spiegare come aveva fatto a venire sul pianeta Terra, ma per far, cioè, un atto di questa portata era completamente decisivo. Ma è avvenuto in uno sperduto borgo della Galilea, tra una ragazza, sembra che avesse 15 anni, piccolissima, chiusa in una stanzetta, le cui mura abbiamo la grazia e l'onore che stiano in Italia, in quel di Loreto. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Ecco qua. Cioè, quindi un atto compiuto nel divin volere, veramente compiuto nel divin volere, questo c'è bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti a far comprendere, cioè è qualcosa di immenso, perché è un'immissione del divino sulla terra. Cioè, ripeto, io in questi giorni ho riflettuto tanto, ho capito da tante cose, no? Quando negli scritti si legge questa è una vita divina, cioè è un ripristino della vita dell'Eden ed è un anticipo della vita dei beati sulla terra. Ma i nostri progenitori facevano vita divina, i beati in paradiso fanno vita divina, non è più umano, non c'è niente di umano. Nulla in noi deve rimanere di umano, ma tutto deve diventare divino dentro questo mondo. Nessuno pensi che non sia possibile, perché dopo che Gesù ci ha fatto entrare in questo mondo, Luisa, che era una creatura umana, e lo spiega. È stato un altro soggetto di meditazione in questi giorni, cioè dice, vabbè, se la vita e la divina volontà l'hanno fatta Adamo ed Eva prima del peccato originale, poi l'ha fatta Gesù Cristo e poi l'ha fatta la Madonna, questi sono quattro soggetti assolutamente inarrivabili per noi, perché quelli stavano nella giustizia originale, Gesù Cristo era il figlio di Dio, la Madonna era l'Immacolata, e io che sono un povero peccatore come faccio a campare così? Ecco, per questo che il nostro Signore ha preso come numero uno, come pioniera, una come noi, una di noi. Una figlia di Adamo decaduto, che ha vissuto così, e non per scherzo. E Gesù spiega, da questo momento in poi, dopo che l'hai fatto tu, chiunque desideri questo veramente, e certamente si metta in moto, questa non è una cosa che è uno scherzo, per poterlo vivere, lo può vivere, se vuole. Ecco, quindi, che la Vergine del Fiat, ecco che la Divina Maria, che con questo suo mondo tutto interiore, ecco, ha operato e continua a operare nel più assoluto silenzio, non si sa quanto bene ha pro di tutta quanta l'umanità e non si sa quanta gloria che dà a Dio, sa soltanto Dio la gloria che gli dà. La Madonna ci faccia comprendere quanto è bella e quanto è grande entrare in questo mondo. E quanto per entrare in questo mondo tutto quello che ha sapore di umano, tra virgolette, deve con gioia, d'accordo? Non come una cosa, perché se uno dice, ah,
Mo mi tocca lasciare tutto. È che questo non si può fare, quell'altro non si può fare. Allora, ancora non abbiamo capito niente. Fa tutto quello che ti pare, prenditi tranquillamente i cenci della volontà umana e campa così. Perché, capito? Cioè, qui non si tratta di lasciare, qui si tratta di andare, come dice, per essere sopravvestiti di qualcosa di molto più grande. Se tu devi lasciare 10 centesimi perché. Per quei 10 centesimi devi prendere 1 miliardo di euro, ma tu sei scemo, sì, se non lasci 10 centesimi, sono 10 centesimi contro 1 miliardo di euro. Questo è, ecco, se non è partito questo ancora in noi, che ci faccia fare qualunque altra cosa con estrema gioia, anche con estrema fluidità, ecco, naturalezza, oserei dire, ancora non ci siamo. Beno, Dina Maria, il Fiat divenga la quintessenza della nostra anima, proprio ecco, il movente, il fine, il contenuto di ogni nostro pensiero e di ogni nostra azione, come lo era per te. Oggi è la festa del Fiat, oggi abbiamo visto che cosa può produrre una vita nella divina volontà. Come è stata la tua, far scendere un Dio dal cielo per prendere carne umana dal tuo grembo, Santissimo, non solo Santissimo perché immacolato, ma perché perfetto umanamente parlando, ma perché fuso col divino volere. Gesù non sarebbe sceso sulla terra se non avesse trovato in te la divina volontà, cioè tutto se stesso e tutta quella che è e che sarebbe stata la sua vita e che era la sua vita. Nella Santissima Trinità. Così possa essere per noi, o Vergine gloriosa e benedetta. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.